Benvenuti a questa videoanalisi del 4 novembre 2013 dedicata alle principali valute del mercato del Forex e alla fine daremo anche uno sguardo alla situazione grafica dell'oro. Passiamo quindi subito a vedere quello che è accaduto sull'euro-dollaro dopo i forti scossoni della settimana scorsa. Vedete, ha inaugurato l'ottava con un nuovo minimo, oltre quindi aggiornando quello della seduta di venerdì. Oggi quindi ha toccato un minimo a 1,3442 e così dal massimo toccato lo scorso 25 ottobre a 1,3832 siamo quindi a quasi 4 figure, 400 pips di correzione da questo livello toccato appunto il venerdì, praticamente 25 ottobre, giusto a qualche settimana, qualche giorno fa, quindi l'euro che quindi è arrivata a questa correzione successiva alla decisione della Fed, al meeting della Fed che abbiamo seguito insieme nello speciale di mercoledì scorso, 30 ottobre. Molti dicono legano questo andamento questa correzione dell'euro anche alla possibilità di una voce che circolano su un possibile taglio dei tassi che ci sarà nel meeting della BCE di giovedì prossimo, da seguire con molta attenzione, quindi l'appuntamento con la conferenza stampa di Mario Draghi, la decisione comunque per le 13:45. Come ogni inizio mese ci sono i meeting delle banche centrali, inaugura questa settimana la Banca Centrale Australiana e poi giovedì BCE e Banca d'Inghilterra, quindi fate molta attenzione nel momento in cui dovete vedere quella che è la vostra esposizione del vostro portfolio, così come spiego solitamente ai clienti che seguono i miei corsi, sanno appunto di cosa parlo, ovvero cercare di non essere esposti troppo in dollari o in euro in occasione di certi di questi eventi market mover così importanti, in maniera tale da non essere troppo sbilanciati e posizionarsi quindi diversamente, cercare quindi di proteggersi da grossi, forti movimenti, oscillazioni sfavorevoli soprattutto. Quindi dicevo, euro che corregge, vediamo a questo punto anche, visto che si è appena chiusa la settimana, il movimento, guardate il candelotto rosso della settimana scorsa, dove l'euro ha perso più di 2 punti percentuali contro il dollaro americano, praticamente annullando i guadagni delle 2 ottave precedenti e siamo ritornati a 1,35. Il dollaro yen invece guadagna posizioni, si sta nuovamente avvicinando a quota 99, il livello che aveva sfiorato in occasione dello shutdown americano quando il 17 ottobre ci si avvicinava appunto a quella data in cui l'America in teoria ha rischiato il default, il fallimento, e poi da lì ci fu la correzione con il downgrade del rating americano ad opera di un'agenzia di rating cinese. E come vedete, poi, una volta toccato questo supporto dinamico, si sta riproponendo verso 99, dove a questo punto l'attende una resistenza dinamica, questa trend line, questa diagonale. Vediamo anche quello che è stato quindi il risultato della settimana scorsa del dollaro yen, che quindi ha recuperato più di 1 punto percentuale il dollaro nei confronti dello yen. E tra euro-dollaro e dollaro-yen vediamo quindi a questo punto anche l'euro-yen che ha accusato il colpo, ha seguito quindi maggiormente più l'euro che lo yen contro il dollaro e appunto corregge, quindi dopo aver sfiorato questa resistenza adesso è sceso e in questo momento è sopra 133 dopo aver toccato un minimo venerdì scorso a 132,61. 132,50 era il livello da monitorare, così come dicevo nel Forex Trader Weekly Meeting di giovedì scorso, scusate. Dall'euro yen passiamo alla sterlina che oggi recupera qualcosa, vediamo quello che è stato la chiusura settimanale ampiamente negativa, 1,5 punti percentuali persi dalla sterlina sul dollaro. Torniamo al grafico giornaliero per vedere quella che è l'analisi. Quindi c'è stata l'accelerazione con la perforazione di questo supporto dinamico che ha spinto la sterlina sotto 1,60 nei confronti del dollaro americano. Si è avvicinato a 1,58, 1,75, 1,59, praticamente l'area di supporto a un'ex resistenza violata in passato. E a questo punto magari si potrebbe pensare anche un'operazione long, magari con la conferma di una candela verde ai chinasci, però fate attenzione perché giovedì c'è il meeting della Bank of England, quindi come sempre potete provare, ma cercate sempre di proteggere la vostra esposizione, il vostro rischio. L'australiano, dicevo, è la prima banca centrale che si riunisce in questo mese di novembre, australiano che quindi in questo momento, dopo aver corretto dal massimo toccato il 23 ottobre scorso a quota 0,9758,
300 pips, come vedete siamo a 94, ha toccato il minimo venerdì scorso a 0,94,22, quindi dopo aver corretto 300 pips cominciano ad esserci forse delle prese di beneficio, vedremo se sarà una vera inversione oppure giusto un momento in cui chi ha aperto gli short da qui ovviamente comincia a chiuderli, necessariamente avrà venduto prima e compra successivamente, quindi comprando fisiologicamente, quindi si ha una reazione a rialzo. E quindi vedremo se tornerà a scendere con la perforazione da monitorare, quindi sarà questo il segnale che si può prendere in considerazione nel caso in cui dovesse esserci una nuova accelerazione ribassista. Vediamo anche il dollaro franco-svizzero, ormai speditissimo dopo al rialzo, dopo aver registrato il minimo del 2013, lo scorso 24 ottobre, a 0,88,90, è vicinissimo, doppio livello grafico, una resistenza statica che era un ex supporto a 0,91,75, che è questa qui, e anche una resistenza dinamica che parte da questo massimo del 10 luglio, unisce il massimo anche del 6 settembre, se quindi volete prendere nota e disegnarlo magari se non l'avete già, se non l'avete già fatto i vostri grafici. Quindi per dollaro franco svizzero si prospetta un doppio test di resistenza sia statica che dinamica. Concludiamo con l'oro, oro che vediamo la settimana, il risultato settimanale qual è stato? In netto calo, più di 2,5 punti persi, quindi dal metallo prezioso, da quando ha violato questo supporto dinamico, c'è stata quindi poi continuato, proseguito il trend ribassista, per il momento si è sfiorato solo, vediamo, 1306, il minimo registrato venerdì scorso, quindi 1300 comunque sono lì dietro l'angolo, adesso c'è un piccolo rimbalzo, anche qui probabilmente prese di beneficio, gente, operatori che stanno incassando dopo aver speculato su questo movimento ribassista, vedremo quindi se adesso ci sarà un recupero oppure si scenderà fino a sotto i 1300 dollari con il primo supporto in area 1270 dollari. Chiudo ricordandovi il mio blog agirefx.blogspot.it e tra le varie iniziative presenti come il servizio di consulenza o i corsi via internet o il webinar gratuito che si tiene ogni venerdì, il Forex Trader Weekly Meeting, ci tengo a sottolineare che siamo oramai una settimana dalla chiusura delle iscrizioni e registrazioni al corso di trading sul Forex che si terrà a Milano il prossimo 16 novembre. Mancano oramai pochissimi posti, ci sono ancora pochissimi posti a disposizione. Per adesioni e informazioni potete scrivere al mio indirizzo email che è renato.decarolis@gmail.com. Con questo è tutto, vi ringrazio per la cortese attenzione, buona giornata e soprattutto buon trading.